Buonasera a tutti. Oggi vi volevo parlare di uno studio del coinvolgimento multiorgamo della sindrome metabolica con l'utilizzo di particolari tecniche di risonanza. Andiamo un attimo a definire che cos'è la sindrome metabolica. E viene definita questa sindrome quando vengono almeno tre criteri, abbiamo la presenza di questi tre criteri, tra cui l'obesità addominale, trigliceridemia, un abbassamento dei livelli di LDL, un aumento della pressione arteriosa e un aumento della glicemia a digiuno. Ricordiamo che la sindrome metabolica riconosce una complessa fisiopatologia, tra cui l'insulinoresistenza, aterosclerosi di ipertensione, un accumulo ectopico di lipidi a livello epatico che provocherà steatosi, poi successivamente infiammazione cronica e fibrosi tessutale, e non da meno sarà lo stato protrombotico. Questa è un'immagine che abbiamo inserito per spiegare un po' quali sono gli organi coinvolti nella sindrome metabolica. Di tutti questi organi abbiamo approfondito in particolar modo il fegato, il tessuto adiposo, il cuore e il cervello. Questa è un'immagine TAC, partiamo dalla descrizione del tessuto adiposo. In questa immagine TAC voi potete vedere in alto a sinistra un'immagine TAC del tessuto adiposo viscerale. Sulla destra invece un'immagine TAC che si utilizza comunque tuttora in ambito clinico di tessuto adiposo sottocutaneo. Nella parte inferiore invece è sempre tessuto adiposo viscerale sottocutaneo però a livello cardiaco. Abbiamo inserito anche un'immagine che si può utilizzare in ambito di ricerca attraverso una metodica PET in cui noi abbiamo la visualizzazione dei depositi di tessuto adiposo bruno. E in questa immagine vediamo in un paziente a temperatura ambiente in cui vengono rilevati questi depositi di tessuto adiposo e un paziente a temperatura ambiente, abbiamo abbassato la temperatura ambientale, si vede diciamo un'attivazione del tessuto adiposo bruno. Ricordiamoci comunque che questo tessuto adiposo bruno non farà parte diciamo del nostro studio. Quello che si è approfondito è questo studio del tessuto adiposo attraverso questa water fat imaging. È questa metodica di risonanza magnetica che ha sicuramente delle caratteristiche positive. In maniera particolare abbiamo una miglior definizione del segnale proveniente dal tessuto adiposo e soprattutto una distinzione dell'adipe sottocutaneo e dell'adipe viscerale. Ricordiamo che questa distinzione noi la potevamo avere benissimo anche con la tecnica di TAC. Il problema è che in questo caso questa risonanza magnetica è innocua, non utilizza radiazioni. Ricordiamoci che in questa immagine noi possiamo vedere il segnale, risonanza magnetica nell'immagine C, potete vedere in basso a sinistra, e viene messa in evidenza diciamo, la quantità di acqua. Nell'immagine a destra D invece vediamo il tessuto adiposo viscerale, che è poi quello che ci interesserà perché rientrerà diciamo, nell'eziopatogenesi della sindrome metabolica. E in ambito clinico nell'immagine E, quella colorata, con il rosso l'adipe viscerale, invece in verde l'immagine diciamo, del tessuto sottocutaneo. Per quanto riguarda il fegato, con l'utilizzo di questa tecnica di risonanza, siamo andati diciamo, a studiare sia la gradazione diciamo, di steatosi, comunque a rilevare l'evoluzione di questa steatosi, se evolve verso un'epatite oppure evolve verso la fibrosi. Ricordiamoci che il gold standard è, per rilevare diciamo, questa fibrosi, soprattutto la biopsia. Il problema è che la biopsia è una tecnica invasiva rispetto per esempio alle altre tecniche. Si utilizza anche come gold standard la risonanza magnetica spettroscopica e qua vediamo nella figura in basso a destra un'immagine in cui è stata utilizzata la risonanza magnetica spettroscopica, è stato rilevato diciamo una zona localizzata del tessuto adiposo che voi potete vedere come questi quadratini rossi in cui abbiamo quantificato le concentrazioni di lipidi e di acqua all'interno del fegato. Ricordiamoci sempre che però questa è una tecnica che sarà localizzata in una determinata zona del fegato. Con queste nuove metodiche invece diagnostiche, questa metodica innovativa, abbiamo sicuramente una visione più globale dell'intero organo. Sono tecniche comunque che sono ampiamente validate queste tecniche e soprattutto c'è una possibilità di studio a livello longitudinale, cioè questi studi possono essere fatti anche ripetutamente, a differenza invece, come sapete, della biopsia epatica che viene effettuata sicuramente non più di una volta o due.
In questo grafico vediamo la decadenza, diciamo, del segnale T2 star e la formazione, diciamo, di queste immagini. Come vedete abbiamo la concentrazione di acqua a livello epatico e la concentrazione di grasso. Vedete che queste immagini rispetto a quelle di prima sono immagini più diffuse dell'intero organo, quindi una valutazione globale dell'intero organo. Questa è un'altra tecnica di risonanza magnetica, sempre, si chiama elastografica, è una tecnica di imaging, comunque dinamico, andiamo a valutare la rigidità tessutale mediante l'utilizzo di onde acustiche. Sicuramente questa è una tecnica molto moderna e serve per identificare e graduare la fibrosi. I vantaggi dell'utilizzo di questa tecnica sono sicuramente anche in questo caso una visione più globale dell'intero parenchima epatico e invece non per esempio solo una parte che si utilizza normalmente in diagnostica tuttora con l'ecografia, con il fibroscan. Abbiamo però uno svantaggio che è il fatto di avere un elevato per esempio contenuto di ferro nei pazienti con emocromatosi severa che potrebbe dare dei risultati, dei falsi risultati. Il terzo organo che siamo andati a considerare è appunto il cuore. Attraverso l'utilizzo di risonanza magnetica, normalmente nel cuore possiamo andare a valutare la disfunzione sistolica e diastolica, un'ipertrofia miocardica, una steatosi, fibrosi e danno vascolare. Ricordiamoci che la risonanza magnetica comunque rimane il gold standard funzionale della funzione, diciamo, sistolica e del calcolo della massa miocardica. In queste immagini vi abbiamo presentato un intervento che è stato effettuato in pazienti con diabete mellito di tipo 2, in cui noi possiamo vedere in queste immagini in alto a destra, in cui il nostro intervento, che può essere comunque un intervento banalissimo, per esempio di dieta, un intervento farmacologico, si è visto a tempo zero. In alto a destra vediamo per esempio una riduzione in sole 16 settimane della massa cardiaca e invece la funzionalità diastolica è aumentata nel grafico sottostante. Entriamo un pochino più nel dettaglio, prima abbiamo analizzato il cuore macroscopicamente, adesso vediamolo, diciamo, più microscopicamente. L'utilizzo, abbiamo usato questa tecnica nuova, è stata approfondita, questa T1 mapping, che va a calcolare attraverso l'utilizzo di mezzo di contrasto il volume extracellulare presente all'interno del cuore. Naturalmente sappiamo che più questo volume extracellulare è abbondante, più, diciamo, la funzionalità cardiaca sarà ridotta. In maniera particolare abbiamo visto che, per esempio, qua abbiamo un disegno, una rappresentazione attraverso queste tecniche di un cuore normale, un'ipertrofia miocardica, una miocardite in cui vedete l'aumento del volume extracellulare segnato dalla freccia e una situazione di amiloidosi. Poi attraverso questa rappresentazione scolorimetrica, attraverso l'utilizzo di questa formula, è stato, diciamo, confrontato per trovare, diciamo, questo volume extracellullare delle mappe T1 prima e dopo la somministrazione di mezzo di contrasto. Poi successivamente attraverso una proporzione tra la variazione del segnale T1 del muscolo e quella comunque del sangue, rapportata sempre all'ematocrito. Stiamo scendendo ancora un pochino più nel dettaglio a livello subcellulare nell'analisi del cuore attraverso questa risonanza magnetica spettroscopica. Qua è rappresentato un ciclo di Krebs, è stato rappresentato, diciamo, le quantità attraverso questa risonanza, si sono analizzate le quantità di idrogeno che sono presenti all'interno dell'acqua e dei trigliceridi e la quantità, diciamo, di fosforo presenti, diciamo, in alcuni metaboliti, come per esempio potrebbe essere l'ATP. Questi metaboliti sono fondamentali, per esempio nell'ATP abbiamo nella sindrome metabolica un calo delle concentrazioni di ATP e quindi attraverso queste tecniche siamo andati a valutare le concentrazioni di ATP che possono essere ridotte assolutamente nella sindrome metabolica. L'ultimo organo che abbiamo considerato è appunto l'encefalo. L'encefalo è stato analizzato attraverso questa DTI, Diffusion Tension Imaging, e si possono ottenere queste due immagini. È un'immagine del tensore di diffusione in cui ci dà questa rappresentazione molto bella graficamente, molto colorata, in cui vengono rappresentati tutti i fasci, tutti gli assoni che collegano, diciamo, le varie zone della corteccia. Naturalmente questa è un'immagine che vedrà delle macro lesioni, più di tanto non è possibile indagare delle alterazioni in questa immagine. Per fare questo si deve utilizzare l'anisotropia funzionale con dei valori particolari. L'anisotropia funzionale è un indice e noi abbiamo valutato questa riduzione di questo indice per andare a studiare un fascicolo. Questo fascicolo fronto-occipitale è stato valutato, questo fascicolo considerato come determinante
determinante, un ruolo importantissimo nel comportamento alimentare, che potrebbe essere importante nella sindrome metabolica, nella causa della sindrome metabolica. I pazienti con alterazioni di questo fascicolo fronto-occipitale hanno delle alterazioni del senso della fame e della sazietà. Quindi quando noi troviamo un'alterazione a questo livello, probabilmente il nostro paziente avrà un'alterazione di questo comportamento che poi porterà a una sindrome metabolica. Attraverso il calcolo di questa anisotropia frazionale è possibile determinare tutto ciò. Le conclusioni: abbiamo utilizzato delle metodiche di risonanza innovative sicuramente, e con una sola metodica per lo studio di una patologia multiorgano. Abbiamo studiato dei meccanismi molecolari attraverso l'utilizzo della risonanza magnetica spettroscopica e microstrutturali con la risonanza magnetica spettroscopica e sicuramente la DTI, che sono comunque alla base, diciamo, delle complicanze d'organo della sindrome metabolica. È una tecnica, sono tecniche importanti, non invasiva rispetto per esempio alla biopsia, riproducibile perché abbiamo detto che si possono utilizzare più volte nel tempo, e sono utilizzabili sicuramente a scopo, diciamo, di studio, di ricerca e a scopo, diciamo, di follow up. Questa è l'ultima slide in cui vi volevo rappresentare un po' una piccola nota storica del territorio. Qua all'interno del nostro policlinico si fanno questi studi attraverso l'utilizzo di risonanza magnetica, studiando il fegato, il tessuto adiposo, il cuore e l'apparato cardiovascolare. All'interno del nostro policlinico è stato uno dei centri negli anni 80 dove è stata donata la prima risonanza magnetica. Questa risonanza magnetica è stata donata da Enzo Ferrari proprio per lo studio di alcune patologie muscolari che avevano affetto il figlio, quindi patologie scheletriche. Questa è stata una piccola nota storica, solo per farci capire che una nota storica comunque in un contesto di studio che guarda al futuro. Speriamo comunque che queste diagnostiche possano essere utilizzate in un futuro prossimo. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie mille. Ci sono domande tra il pubblico? Ciao, io volevo chiedervi perché in alcune metodiche utilizzate il decadimento in T1 mentre per altre utilizzate il T2? Allora, il motivo principale è che per alcune metodiche abbiamo dovuto usare il mezzo di contrasto a base di gadoligno, e per queste è necessario solo e soltanto la pesatura in T1, perché la T2 altrimenti non riuscirebbe a dare dei valori, non riuscirebbe a dare delle immagini che si potrebbe utilizzare per esempio nel cuore per fare il mappaggio. In altre metodiche abbiamo utilizzato il T2 perché ci consente una visione migliore, ad esempio, del movimento dei liquidi. Poi faccio un esempio, spostandomi dal cuore, per esempio nel tessuto adiposo, per distinguere la componente, ad esempio, tessuto adiposo bianco da tessuto adiposo bruno, che hanno anche diversi, ovviamente, ruoli fisiologici nell'organismo, lì possiamo usare il T1. Per quanto riguarda invece la parte, ad esempio, del fegato, le ricerche hanno dato risultati migliori, più apprezzabili, con la pesatura in T2, perché ad esempio permette di fare anche la cosiddetta DWI, quindi ad esempio la visione della diffusione dell'acqua all'interno dell'organo. Poi, ripeto, queste sono sempre ambiti di ricerca, le metodiche che abbiamo visto, quindi ci sono alcuni filoni di ricerca che usano prevalentemente il T1, altri il T2, altri invece pongono la domanda che forse in un futuro si dovrebbero usare entrambi per avere risultati migliori. Quindi attualmente lo stato dell'arte è questo, ecco. Sì, buonasera. Vi rivolgo una domanda riguardo lo studio del fegato con questa tecnica. Abbiamo visto che può essere utilizzata con un'ottima approssimazione per lo studio degli effetti della sindrome metabolica, quindi la NAFLD, la NASH, e volevo chiedervi se la risonanza magnetica, con le sue proprietà anche contrastografiche, quindi l'individuazione precoce dell'epatocarcinoma, possa diventare un domani, anche in base dell'utilizzo di queste sequenze particolari, un po' il gold standard per lo studio del fegato, prevenendo così la necessità di eseguire la biopsia. Già si usa per le patologie d'accumulo come l'emocromatosi, quindi insomma probabilmente potenziandola, non so.
Allora, diciamo che questo è quello che uno si può auspicare. Questo è uno studio, è stato un inizio di approfondimento di una particolare metodica. Su queste metodiche tutto è in evoluzione, quindi noi speriamo che in un futuro, come dicevo prima, anche prossimo, questo futuro, possano diventare queste metodiche, tuttora adesso un po' particolari, un gold standard nella terapia, anche perché sono metodiche queste che sono assolutamente innocue rispetto, come ben saprai, la biopsia è una metodica assolutamente invasiva. Ok? Sì, io volevo sapere invece per quanto riguarda il campo magnetico, servono macchinari che hanno un campo magnetico, un'intensità di campo magnetico particolare? Ok, allora per quanto riguarda l'intensità del campo magnetico che viene utilizzato, abbiamo visto nel caso della DTI che viene appunto utilizzato un campo magnetico più intenso perché l'immagine è migliore quanto è maggiore appunto l'intensità del campo magnetico, quindi tipicamente si utilizza un'intensità in questo caso da 3 Tesla. A differenza delle altre metodiche invece in cui si utilizza un'intensità da 1,5 Tesla e poi a proposito di ovviamente apparecchiature particolari che vengono utilizzate nell'ambito appunto della risonanza magnetica spettroscopica per il fosforo viene utilizzata una bobina particolare che serve appunto per ascoltare quello che invece che è il canto dei protoni normale classico, il canto diciamo del fosforo. E invece per quanto riguarda la risonanza magnetica elastografica, ovviamente bisognerà utilizzare un macchinario particolare per produrre l'onda acustica per studiare quella che è la rigidità del fegato e quindi correlata alla fibrosi, come abbiamo visto. Io mi complimento per questa ricerca perché trovo particolarmente interessante, soprattutto in una prospettiva di come sta cambiando un attimo la medicina. Non a caso avete preso la sindrome metabolica, quindi non una malattia, ma una sindrome, e quindi stiamo sempre di più osservando in ambito medico il fatto che il modello basato su singole patologie non funziona più, i nostri pazienti sono sempre più affetti da multimorbidità contemporaneamente, ci state dimostrando che un'unica tecnica radiologica può dare informazioni sul coinvolgimento di una stessa sindrome su molti organi. La questione però è come riportate poi dopo la risposta, cioè vi chiedo, ci state dando una indicazione sulla salute di singoli organi. Però la domanda iniziale era la sindrome metabolica come sindrome, non come singola malattia. Allora, avete pensato, ci sono delle idee su come fare in modo di ricondurre poi a una valutazione globale lo stato di salute dei vari organi che state valutando? Ovviamente puramente speculativa questa domanda, però mi sembra che partendo da una impostazione in cui il quesito è la salute di un paziente con una sindrome, come restituire poi dopo una diagnosi sindromica in una valutazione radiologica? Dunque, rispetto a questa domanda, diciamo che il nostro intento era appunto quello soprattutto di mostrarvi diciamo le tecniche che non sono assolutamente neanche di diciamo di routine. Oggi ad esempio se la Policlinico di Modena, ma in Italia in generale, abbiamo ad esempio un T1 mapping, appunto una metodica che è nata circa direi l'anno scorso sostanzialmente, quindi sono tutte metodiche estremamente innovative. Quindi sul avere questa visione globale della sindrome per l'appunto coinvolgimento multiorgano, ritengo che ci saranno poi anche bisogno di equip, quindi di persone con diverse competenze, per appunto cardiologiche, medici, insomma, ognuno, insomma, sia un internista che abbia proprio una visione complessiva. Cioè, secondo me diventa per una singolo medico occuparsi di tutto l'organismo, data la quantità di informazioni che abbiamo oggi sulle varie patologie che possono interessare i singoli organi, insomma, diventa un lavoro un po' molto complesso, quindi un'equipe multidisciplinare, diciamo. Io volevo chiedere, per quanto riguarda il fascicolo frontoccipitale che induce alterazioni del senso della fame e della sazietà, e mi sapete dire che tipo di lesioni si osservano in risonanza magnetica, cioè in senso atrofico, in senso degenerativo? Ma allora, quello che si è visto relativamente al fascicolo frontoccipitale, Shinogi e colleghi hanno identificato il fatto che c'è una degenerazione microstrutturale che si può identificare correlato appunto a quel valore che diceva il mio collega di anisotropia frazionale, cioè questo valore praticamente normalmente è compreso tra 0 appunto e 1,
zero è legato a una diffusione isotropica in tutte le direzioni, nell'assone hai che presentando l'assone una struttura longitudinale, le molecole di acqua si dirigono in un'unica, diciamo, direzione, per cui il valore normale, diciamo, è di 1. Quello che è stato identificato relativamente a questo fascicolo è che presenta evidentemente una degenerazione microstrutturale correlata appunto all'assone, in quanto il valore di anisotropia frazionale risulta essere meno di 1. Poi, per quanto riguarda quello correlato al comportamento alimentare, il fatto che dovrebbe essere correlato, eccetera, diciamo che sono tutte delle ipotesi, quindi ancora non si sa se è una causa, una conseguenza della sindrome metabolica e quant'altro. Diciamo che appunto sembra essere correlato un comportamento appunto alimentare, cioè un'alterazione del comportamento alimentare nei soggetti con sindrome metabolica. Bene, grazie mille.